Porta la tua attività sulla più grande web TV della provincia di Pavia. 500.000 di persone hanno guardato Jab TV nell'ultimo anno. In poche settimane potrai raggiungere un pubblico molto ampio in modo creativo ed originale. La tua pubblicità comparirà su migliaia di computer, smartphone, tablet e smart TV a prezzi mai visti. Scrivi ora senza impegno a spot@jabtv.it o chiama il numero 320 22 45 117. Buongiorno a tutti, oggi affrontiamo un tema che ci ha suggerito il signor Federico che ci segue: riaprire le case chiuse, far pagare le tasse alle prostitute, regolamentare la prostituzione. C'è qualche partito come la Lega Nord che ne parla già da anni, chiede il referendum abrogativo sulla legge Merlin con la quale nel 58 si decise la chiusura dei casini. Lei cosa ne pensa? L'idea le piace oppure no? È una buona idea, i casini li hanno chiusi nel 58 per aprirne di peggio, quindi possono ottenere anche questi. Quali giovamenti ne otterremmo secondo lei? Meno gente schifosa in giro, controllo territoriale, utili per la comunità, è un lavoro come un altro per le persone che non hanno compagno o compagne. Ne risentirebbe l'immagine delle donne? L'immagine delle donne è quella che le donne danno, ognuno come gli uomini sceglie quale dare. Qui a Voghera la situazione com'è? Crede che sia sotto controllo? Sotto controllo no, e fa schifo. Quindi giudizio negativo. Giudizio negativo perché c'è uno sfruttamento sommerso di povere persone. Tutto. Mancano forse i controlli delle forze dell'ordine oppure altro? Quelli sanitari. Certo che mi piace, tanto l'hanno già aperto i cinesi, le case chiuse. È una cosa giusta. Alla fine venne chiuso per ovvi motivi storici che tutti ormai sanno, con la legge Merlin, eccetera, eccetera. Quali giovamenti si potrebbero avere secondo lei dal tassare la prostituzione e dal renderla legale? Beh, innanzitutto diverrebbe l'industria, sarebbero degli introiti per lo Stato. Tecnicamente si dovrebbe controllare anche la criminalità, in teoria, e poi a livello sanitario, di conseguenza, ma non lo si farà mai. Qualcuno dice infatti che non si farà mai, secondo lei perché? Ma credo che sia una questione storica, perché venne fatto comunque nei tempi del ventennio, di conseguenza sono sempre questi fantasmi volutamente tenuti alti, e allora solo per quel motivo lì non lo tirano più in ballo. Perché. Qualcuno dice che è l'immagine della donna invece che ne risentirebbe, lei cosa ne pensa? No, non credo proprio. Alla fine dicono che sia il mestiere più vecchio del mondo, io ai tempi non c'ero, comunque mi affido a quello che dicono. No, non credo sia proprio quello della donna, anche se poi vorrebbero far credere questo, ma non è quello. Sono dei motivi molto più vecchi. Sinceramente non lo so, ognuno. Non so neanche io, secondo me fosse quasi favorevole per evitare tutto il discorso delle strade, così. Basta, tutto quello, per poter in quel momento lì saranno un po' più curate. Riusciamo a pagare le tasse finalmente. Quindi anche le casse dello Stato ne gioverebbero? Sì, purtroppo sì. E basta, altre cose, sinceramente non saprei neanche io cosa dire. Qualcuno dice che tassarla e legalizzarla è come darla vinta al malcostume, cosa ne pensa? Ma perché? No, sinceramente no. Insomma, purtroppo è così il discorso, è giusto che sia così. Lei giudica negativamente i clienti delle prostitute oppure le prostitute stesse magari addirittura oppure no? Ma sinceramente dipende, anche lì ci sono un campo talmente vasto che sinceramente non posso neanche io dare un giudizio, posso dire no, sinceramente per le prostitute no, ma anche per i clienti, anche lì non sappiamo ognuno cosa ci trova, cosa a casa, non lo so sinceramente. Non bisogna generalizzare, dice lei. Ma sì, quello sicuramente. Poi ognuno è libero di fare quello che vuole quando è da sole così. Poi, qui a Voghera secondo lei com'è la situazione? Il discorso, fanno già pochi controlli per qualunque cosa, cioè, io non è che giro tantissimo di sera, però quelle poche volte ho visto che man mano sta diminuendo. Quindi un segnale positivo c'è? Si pensa.